Russo è la nuova segretaria generale della Federazione. Il compito che avrò insieme alla segreteria è quello di provare a essere il punto di direzione di tutte e di tutti. Il primo messaggio che deve una grande organizzazione come la CGIL lanciare è quello che in questo paese c'è una straordinaria priorità che si chiama occupazione, l'occupazione persa, l'occupazione che bisogna creare e soprattutto il grande tema dei giovani e delle donne che rinunciano anche a cercare il lavoro in una situazione così difficile. Noi non ci rassegniamo al declino, alla disoccupazione, alla crescita della povertà. Noi un paese così non ce lo meritiamo e non lo vogliamo. Stiamo diventando un paese che non ha nessuna credibilità all'estero, ma vogliamo dire non sono gli italiani non credibili, è questo governo che non è credibile per nessuno. Perché vorremmo ricordare che il lavoro pubblico è servizio al paese, non è fare altro. Ma vi abbiamo chiesto e vi chiediamo una scelta di spesa, una sola rispetto ai tanti risparmi che si possono fare. Vi chiediamo di fare un piano straordinario per l'occupazione dei giovani, perché se no non c'è futuro per questo paese. Sappiamo che per i giovani e per il loro futuro le politiche si decidono oggi, perché se oggi non le fai, se oggi non li porti al lavoro, se oggi non gli garantisci la scuola, stai decidendo che loro quel futuro non l'avranno. E noi non vorremmo mai avere sulla nostra coscienza l'idea che quando si poteva provare a cambiare abbiamo volto lo sguardo da un'altra parte. Finalmente l'approccio è stato quello di non citare esclusivamente i giovani per dirgli che i vecchi hanno avuto troppo, ma citare i giovani per dire che bisogna intervenire sulle forme. Ministra le chiama di flessibilità malata, io le chiamo di precarietà, che sono uno dei grandi problemi che noi abbiamo.